Buonasera a tutti, amici e amiche che ci seguite. Buon sabato sera a tutti. Inizio subito salutando tutti i nostri followers. Saluto la mente di Azienda Balsamo Francesco, il nostro amico Gianfranco Lo Piccolo. Saluto mia moglie. Buonasera a tutti. Josy, che molti di voi sapete ormai il nome. E siamo qui per fare una ricetta in questo sabato sera, quasi quasi direi estivo, per ringraziare l'azienda Mannirata che ci ha gentilmente ospitato questa settimana. Infatti molti di voi avranno visto il nostro spettacolare video fatto con le capre girgentane e stasera faremo a tal proposito una ricetta con uno dei tanti formaggi che l'amico Stefano e l'amico Vincenzo ci hanno dati, cioè praticamente ci hanno riempito un frigorifero. Esattamente. A tal proposito vi dico che anche in questa diretta troverete il link del video per chi se l'è perso, cliccando andate a vedere un video veramente spettacolare, molto lungo però molto interessante. Bravissima. E allora, cosa ci fai stasera? Allora, io ne ho approfittato per fare degli involtini al prosciutto e provola, ovviamente, di... dell'azienda Mannirata sempre. Senti? Sì, questo poi nel frattempo io lo assaggerò col miele. Questo è invece un primo sale. Sì, questo è un primo sale e lì abbiamo la scamorza, appunto. Siccome l'avevamo già mangiata parecchio... direi. E l'ultimo po' che era rimasto abbiamo pensato di fare questa ricetta insieme a voi. Perfetto. Allora, quindi gli ingredienti sono pochi, quindi prosciutto cotto a fette, provola, in questo caso la nostra provola dell'azienda Mannirata sempre, ok, due uova e un po' di pan grattato e sale e pepe. E poi dell'olio per friggere, ovviamente, perché andranno fritti. Perfetto, io forse avevo detto scamorza prima, tu hai detto provola, quindi... No, scamorza! Ah, appunto, quindi siccome ho sentito dire tre volte provola, esatto, ho detto... Siccome io mi sono... Forse ho sbagliato io. Tutti questi formaggi mi sono... Sì, poco, infatti. Ok. E allora, prosegui subito con l'inizio della ricetta. Io nel frattempo, mentre tu cucini, io apro questo splendido primo sale che ancora non ho aperto, ma l'ho assaggiato quando sono andato presso la loro azienda, quindi già lo conosco, e però lo vado ad assaggiare con il nostro miele e con l'occasione per ringraziare sempre amiche api, nonché l'azienda che porterà le api nella nostra azienda agricola. Allora, andiamo... mentre tu prosegui, io qua comincio. Allora, andiamo a sbattere le due uova, in questo caso due, perché diciamo per la quantità di involtini che andremo a fare, due ci bastano. Saliamo e pepiamo. Nel frattempo io ho aperto questo formaggio strepitoso. Nel frattempo taglio, mentre tu prepari, io vado a tagliare questo formaggio qua. Una fetta generosa, voglio. Io ho anche acceso già l'olio per friggere, così sarà caldo al punto giusto. Ok, con il nostro fornello ovviamente da 10 euro che ormai tutti voi conoscete molto bene. Nel frattempo saluto tutti coloro i quali si sono messi all'ascolto in questo momento. Se ci sono dei saluti, mia figlia Giorgia che sta facendo il video, che saluto, può parlare e può dirci se ci sono domande, saluti, noi siamo qua per rispondere a tutti. Ok, va bene, al momento no. Allora, prendiamo, nel frattempo facciamo la nostra ricetta. Allora, basterà prendere la fetta di prosciutto e chiudere un po' come se fosse un fagottino e un pezzo di formaggio. Ok, quindi... Se è ricetta semplice ma molto goduriosa, ovviamente... Cerchiamo di chiudere nei lati, così cercheremo di non fare fuoriuscire il formaggio. Quindi io ne faccio due, tre, per la nostra prova. Ok. Quindi riprendiamo questo. Ultimamente ricette sempre leggere, andiamo sempre di fritto. Gli ultimi giorni... Ormai ci siamo sparati gli ultimi giorni.
Di mangiata libera? Sì, si presume che da lunedì siamo tutti a dieta. Ovviamente quale lunedì non si è specificato, né di quale mese né di quale anno. Ok. Quindi, no, ovviamente, lunedì 16 da lunedì, maggio. Si dice sempre, lunedì 16 maggio, sì. Signori, abbiamo la data. La data. Allora, prendiamo quest'altro pezzo di formaggio, ne faccio tre. Sì. E poi dovremmo fare una doppia panatura. Perfetto. Quindi ciò che significa? Passeremo prima nell'uovo il nostro involtino. Sì. E poi nel pan grattato. Benissimo, quindi doppia panatura, signori. Aspetta, la doppia panatura significa che dovremmo ripassarla nell'uovo. Sì, ripassarla appunto doppia. E poi di nuovo nel pan grattato, perché dobbiamo cercare di non fare fuoriuscire il formaggio. Ok, perfetto. Quindi questa è la doppia panatura. Che io comunque già ho condito le uova e non c'è bisogno, insomma, di mettere... diciamo sale e pepe anche nel pan grattato. Benissimo. Io voglio vedere, ecco già l'olio qui è pronto, quindi faccio l'ultimo. Ok, quindi ne fai tre così? Sì, perché altrimenti l'olio va troppo. Sì, poi mentre cucini io vado a assaggiare questo formaggio, perché sto letteralmente impazzendo, anche perché devo capire pure dove devo posarlo, quindi, cosa devo fare, doppia panatura, un piatto. Doppia panatura, che poi possono mettere qualsiasi tipo di formaggio, dico. Sì. Però che sia di capra, ovviamente. Ovviamente. Se no. Altrimenti non che abbiamo fatto. Ricordo sempre che questi prodotti verranno subito, li troverete a brevissimo sul nostro sito web, che ormai attesissimo, quasi pronto. E dico fine maggio, ormai ci siamo, poi due giorni più, due giorni meno, ma dovremmo essere lì, quindi a breve conoscerete i prezzi e le tipologie dei vari prodotti. Allora, voglio andare a friggere perché ho paura se l'olio va troppo in... si riscalda troppo, ecco. Allora andiamo qui e immergiamo. Perfetto. Noi abbiamo utilizzato l'olio d'oliva. Ok, voi potete usare qualsiasi olio, anche quello della macchina, quindi no, nel senso, no, non siamo l'olio, diciamo, di per friggere, più leggero. Ok, noi siamo strong, pesanti. Anche perché, dico, i prezzi sono lievitati. Lievitati, e quindi... Ma io farei l'olio di oliva in questo caso. Certo, perché ce l'abbiamo noi. Ecco, quindi. Dico, magari... Una volta una persona mi disse, dice, ma... Vabbè, tanto a voi non lo comprate, no, quindi oddio, lo potete usare lo, così. No, lo compriamo. Per produrlo, praticamente. Ma lo produciamo. Allora, se Giorgia viene, nel frattempo, facciamo vedere un po'. Allora, Giorgia, dimmi, aspetta, mi fa dei segni, se no non ne capiamo più niente. Parla, dimmi, parla tranquilla. Rita, Busse, Francesca, è buono il formaggio? Allora, signora Rita, lei mi fa una domanda che non dovrebbe farmi mai, perché io non potrei mai dire fa schifo. Quindi, praticamente, certo che è buono. Io dico sempre domanda da fare mai a un produttore né a un venditore, perché non troverete mai nessuno che vi dirà che è schifo, il mio prodotto fa schifo. Quindi, io che ci metto sempre la mia faccia, ve lo garantisco, glielo garantisco, però piccolo rimprovero questa sera, mai fare una domanda del genere, perché no, nessuno, ripeto, dirà mai non è buono il mio prodotto. Vabbè, però magari te l'ha chiesto perché si fida di te, quindi... Certo, certo, no, ma io do sempre queste dritte, appunto, perché molti dicono, ma l'olio suo buono è... Dico, detto così, magari che già parlano sul tuo prodotto, non c'è più un problema. Certo, ma appunto magari... La domanda, essendo che non è il nostro prodotto, possiamo dire ma buono è, io ricordo sempre che la mia faccia gliela metto per i miei prodotti e per i prodotti delle aziende che io vado a trovare e che scelgo, quindi automaticamente rappresento il mio prodotto. Ok, noi già ci siamo, guardate, ciao. Mamma mia, che cos'è sta goduria? Io nel frattempo però, vabbè, prima assaggiamo questi anche perché no, non so... No, puoi assaggiarle, vai, fai io... l'ho capito, però se devo mettere il miele qua facciamo un po' di confusione. Ti do... non ho preso il cucchiaino. Sì, me ne ero reso conto. Sai che io dimentico sempre qualcosa? Nel frattempo io vado a tagliare perché qua forse ho esagerato nel taglio. Vado a assaggiare questo primo sale, lì dentro vi ricordo esserci... Scamorza, invece io vi assaggio questo primo sale per farvi vedere anche un altro prodotto. Vado a tagliare, ok, guardate qua, signori, l'amico Stefano qua, che è lui il presidente del Slow Food, diciamo sempre altro che capra girgentana, andiamo qua ad aprire il nostro miele e lo andiamo a inserire
Io ne prendo una dose generosa, altro che. Facciamo così e vado a questa prova assaggio davvero stupenda. Questo primo sale con questo miele si sposano, che è una meraviglia. Allora, io nel frattempo sì, apro. Io vado a fare questo assaggio veloce, allora, veloce. Vedete che non fila, scusami che ti interrompo, vedete che non fila, ma in realtà non deve proprio filare. Appunto, perché il formaggio si deve sentire. Se no poi sembra tipo una sottiletta qualunque, ecco, ok. Si deve sentire. Perfetto. Poi se qualcuno vuole che fila, dopo averli fritti si possono mettere dentro il forno, okay, e farli insomma cuocere 10 minuti, un quarto d'ora, per farle sentire il formaggio filare. Dico, si può fare anche questa alternativa. Benissimo, io nel frattempo vado, nel frattempo che tu scendi, se sì, ti la cadena della crusca su scendi me lo consente. Vabbè, stasera vado direttamente all'assaggio. Ok. Veramente stupendo. Dove ero andato io, perché molti si chiedono, Giorgia mi ha detto si è girata la fotocamera, ero andato a controllare, come vedete ancora ciò, il morso, okay, quindi, va bene, quindi sto masticando sempre, perché magari lo va a buttare, no, ecco. No, ok, dai. Buono? Ottimo. Si sente veramente, cioè, Stefano, complimenti. Come dico sempre io, così che pampene, signori. Allora, guarda questo, già perché avevo tagliato sì, un filo po' un po' di più. Filo un po' di più. Allora, comunque, o fila o non fila, sempre buono. Infatti, procediamo subito con la nostra ormai famosissima prova assaggio. È bollente, non so se ci bruciamo tutto. Secondo me sì. Buono. L'odore è veramente strepitoso. E nel frattempo, prima di bruciarmi tutta la bocca, lingua, papille gustative, noi procediamo alla nostra prova assaggio, dicevo, non prima però di aver dato un bacio alla mia signora. Buon appetito a tutti. Allora, cosa tu? Si sente il formaggio proprio di capra, perché ma già dall'odore nel gusto ancora di più, per gli amatori che piacciono questo tipo di formaggio è il top, di una qualità superiore, assolutamente confermo. E con la doppia paratura c'è sì, questo scorchiolio insomma di croccante, assolutamente, il prosciutto ci sta divinamente, quindi io penso che come aperitivo va di lusso. Posso dire una cosa, sembra quasi un, cioè, un sapore sì, ricordo un cordon bleu, però sì, ovviamente artigianale. Ah, voglio dire. Sì. Il formaggio sovrasta il prosciutto, ovviamente il prosciutto. Sì, il non prosciutto si sente. Comprato al supermercato, ovviamente. Ma il formaggio però sovrasta il sapore del prosciutto, che è una cosa importante perché sa di artigianalità. Io un altro pezzo. Va bene così. Perché? Devi mangiarlo tu? No, vabbè, devo mangiarlo. Ma ok. Comunque, molto molto buono. Insomma, hai visto questa realtà delle capre argentane che è stata una meraviglia. Ti abbiamo invidiato, almeno io, perché insomma un bel posto. Addirittura le ho pure munte. Per chi non avesse visto il video, ricordo che metteremo il link nella diretta. E praticamente vedrete mungitura, vedrete degustazione formaggi. Il video inizia con una degustazione formaggi con la visita al caseificio. Ma nonostante sia lungo, non perdetevelo, perché dopo siamo saliti in montagna al pascolo, andare a vedere praticamente l'ovile, le capre, le ommunte. L'amico Vincenzo mi ha fatto vedere una realtà, a me e all'amico Gianfranco Lo Piccolo, che è stato 14 ore con me. Lo ringrazio veramente di cuore per la sua presenza e per il suo sostegno. E quindi vi metterò il link nel video. Ovviamente per motivi non ho i commenti davanti, quindi saluto tutti, ma giuro che vi risponderò ad uno. E niente, cosa dire? Noi vi auguriamo un buon fine settimana
Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima diretta da Francesco Balsamo e Rosy. È tutto, a presto, buona serata.